Stronzo Editore e Registrazioni Tosse presentano la lista della spesa di Marx. Un racconto di Matteo Malagugini e Francesco Zanetti. Accadeva in una rumorosa via del centro palpitante di Londra, al terzo piano di una residenza in Dean Street, all'interno dello studio di Carlo Marx. L'arredamento povero e austero gli conferiva una sorta di atmosfera claustrale, anche se la tappezzeria alle pareti era assai colorata, con molte raffigurazioni oscene di posizioni del Kama Sutra, disegnate molto male, a pastello, come scherzi di un marmocchio burlone. Alte e numerose pile di libri creavano un labirinto minoico che dalla porta d'entrata giungeva sino alla scrivania in ciliegio del pensatore. Un maestoso ritratto di Carlo era affisso alla parete centrale, opera di un noto pittore inglese, mentre un trofeo di caccia, una testa di lontra, fungeva da abat-jour. Marx dormiva della grossa, la guanciotta barbuta appoggiata a una mano, il gomito piantato sul legno della scrivania, ma si svegliò a ronzio e ai battiti fastidiosamente aritmici di un moscone che, indomito, tentava di sfondare il vetro della finestra a capocciate. Un gattino di porcellana cadde da vicino all'abat-jour, ma questo non disturbò Carlo. Il soprammobile gli era stato donato a Natale dal portinaio, che lui odiava per la sua consumistica mania di indossare ogni giorno una cravatta diversa, dal colore e dalla fantasia sempre più tamarri. Aperta l'alta e cigolante finestra, Carlo non dovette attendere molto prima che il tafano venisse aspirato fuori dall'aria fresca del meriggio. Indispettito, guardò la piazza, brulicante di tanta insensata umanità. «Guarda di quante cose ha bisogno l'uomo di oggi», disse a voce alta. «E pensare a quante ne servono, anche a me. Uno parla una vita di consumismo e ora guarda un po', me ne fotto». Si concentrò. «Dunque, cosa dobbiamo consumare questa settimana?» Assaporò quella parola, consumare, e un brivido percorse la sua schiena. Un brivido indefinibile di malizia, ma anche di profumo d'intesa, di deodorante dozzinale. Adorava quegli aromi che sapevano di ascella operaia. Spesso non si lavava per settimane e si foderava la pelle di strati e strati di quella merda, accelerando il suo naturale inflaccidirsi, come fa il veleno di un ragno alle sue prede, un ragno velenoso e malvagio di nome capitalismo. Posò nuovamente il vecchio sederone dietro alla scrivania, non più deciso a sonnecchiare stavolta, ma a stilare una lista ragionata della spesa. Aperto un cassetto segreto con una chiave che teneva appesa al collo, ben nascosta sotto la folta coltre grigia della barba, estrasse un vaso per conserve in vetro trasparente, dal quale proveniva un forte odore speziato. Conteneva una marmellata di hashish di altissima qualità che lui prendeva per avere delle visioni. Intinto che ebbe il pollice all'interno di tanta prelibatezza, lo portò alla bocca e si godette per un minuto buono il gusto deciso della droga. «Vacca! Oh, un altro po'! Eccotelo qui, il materialismo storico! L'unica rivoluzione violenta è il cagatone che devo tirare appena finisco qui! Ah, bello aspettare, lasciare che lo stimolino cresca e poi... Ah, sì... Questi piaceri così gustosamente borghesi. Ah, Carletto, sei proprio un vecchio svergognato. Basta coi sistemi filosofici. Voglio trovare un lavoro che stimoli la mia creatività». Bufonchiò a questo modo ancora per un po', finché non si sentì soddisfatto e poté dunque accingersi, come faceva ogni domenica, a compilare un ponderato memorandum per il suo lacchè, il parigino Augusto de Salopard, affinché fosse preparato all'acquisto di ogni genere necessario e non. Ogni volta che lo faceva, non poteva esimersi dall'assumere un po' di marmellata di hashish per titillare la fantasia. Quando la moglie, Gianna di Westfalia, entrò nella stanza, interruppe la linea dei gravosi pensieri di Carlo. «Finalmente la domenica, Gianna! Sono già duro!» esclamò, consegnandole della carta e una penna, e poi tirandola a sedere per un braccio. «Tieni, scrivi tu la spesa per Augusto, io sono troppo fatto! Ecco, ti detto,
e non sbagliare, altrimenti ti appioppo una rata, anzi un leasing di busse che ti verrà da bestemmiare, anche se non credi perché sei comunista. Ti conosco io. Adesso scrivi. Vino, come prima cosa, poi 4, 5, 6 polli, ma che siano già fritti. Oh, e per non sbagliare, anche della mortadella tu devi comprare. Piaciuta la rima? A me no. Quando l'avrai trovata, la mortadella, non la rima, che basto io a dire cazzate. Cerca i cereali Kellogg's che profumano di plus valore. Caviale, stasera passa a trovarci Engels e voglio fare il porco capitalista. E non fare la pulciosa come al solito. Compra il whisky più costoso che riesci a trovare per la Comune di Parigi e per la Pasqua di Dio. Scotch originale e vodka, rum e tequila. Caro, ingiunse la moglie, sai che io non ho buona memoria. Perché insisti a dirmi a voce la lista quando potresti scriverla facilmente da te? Su, che non ho tempo da perdere in sciocchezze. Vedi di sbrigarti con quella cravatta e vai a fare in culo. Ma quale cravatta del cazzo? E poi ti ho dato la carta, stupida. Avanti, aggiungi questo. Qualche salsiccia per il tuo cesto. Oggi sono davvero un treno. E mi raccomando, non ti far vedere che porti in carrozza la spesa, eh? Chiama un altro taxi, un rickshaw, una biga. Basta. Proseguiamo. Serve uno spazzolino. Ma che ne dici se mi tengo un altro po' il mio e tu puoi comprarti quel God Me Shake che ti piace? Nutella? Oh, togliti quel grugno da sinistrozza, so tutto io, eh? Perché con me non quaglia. Quaglie! No, troppa poca carne. Fai bresaola di cavallo, 4 chili che è magra. E, oh, cazzo, se non mi porti almeno 2 casse di Bordeaux ti chiudo la testa nella lavatrice. E io non porto un accidente, la spesa la fa Augusto. Poi mirtilli, sì. E, pesche, noci, ananas, avocado. Caldarroste. Compra il neutro Roberts per bambini che mi piace se te lo metti sul culetto così... Ti sa di borotacco. E non dimenticare la cremina per la fichetta, naturalmente. Oh, sì, 4 stecche di gitan senza filtro. Sai quanto amo accendere quelle delizie per poi gettarle via subito. La mia solita Schweppes, già. Acquavite, perché siamo pur figli del nostro secolo. E poi... Amore, la frutta, non dimentichiamola. E che scrivi? Di comprare la frutta. Sì, ma quale frutta? A me i kiwi fanno cagare, per esempio. Lo so, Carlo, non ti ho sposato ieri, ma vedi bene che se io da mele e pere mi formo una rappresentazione astratta di frutto, andando oltre, immaginando che il frutto sia l'essenza vera della pera, della mela, eccetera, io dichiaro che il frutto è la sostanza, e dico quindi che per la pera non è essenziale essere pere, per la mela non è essenziale essere mela. Ci sei? Le hai scritte tu queste cose? Quando avevi le palle, ricordi? Durante il pistolotto, passò dal guardarla disorientato al fissare vari punti della stanza, trovando tutto più interessante di quel suo bla 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 giovanile di cui era stanco di sapersi l'autore, risalente a quando gli serviva ancora fare colpo sulle fricchettone alle occupazioni. L'essenziale, la mia rappresentazione, il frutto. Io dichiaro allora che mela e pera sono... Oh, basta! Flautò il vecchio filosofo, strabuzzando gli occhi, strafatto, un gesto delle mani con i palmi in avanti. Gianna tacque, lo fissò per qualche istante senza assumere alcuna espressione, quindi gli riconsegnò carta e penna e se ne andò. Rossa fissata! Le gridò appresso Carlo. La nostra generazione ha perso, ricordatelo! Ora ridacchiando, il filosofo raccolse la lista. Ah, solo infine. Sospirò soddisfatto. Che stronza. Dov'ero? Allora, cipolla, aglio, prezzemolo, olio, pepe. Dovrei aggiungere anche una bottiglia di limoncello? Eureka! 22 fettine di roast beef fresco e una confezione da 9 di uova campagnole. Mi farò il roast beef alla Bismarck per me solo e magari anche per Augusto, quel saluppardo del mio cameriere. 4 fettine le riserverò per i magnati americani che verranno a trovarmi per pranzo assieme al direttore del Tribune. Cecilia saprà cucinare quelle fettine come le fettine devono essere cucinate. Chissà poi chi cazzo è Cecilia. Oh, Lugane. Rostini per il foie gras
foie gras? Come cazzo si scrive? Patè. Per il tartufo non siamo in stagione, ma per Dio, nemmeno mia moglie ha le sue e guarda come si comporta. Mi fa venire in mente che mi servono 3 chili di calce e un martello. Toblerone, 1. Smarties, 20 chili di uva passa perché quest'anno c'è carenza e poi così passa. Dove ho messo il revolver? No, no, Carletto, tu hai un compito importantissimo nei confronti dei postumi e posteri. Non puoi morire così. Con che cosa si annoieranno un dì sui banchi di scuola? Quantunque Feuerbach faccia ormai un'impressione umoristica, i prof gli dedicano quella lezioncina e passano già Hegel e sì. Boh, dai che c'è. Voglio smetterla con questa lista, sì. Torniamo al plusvalore, al proletariato, alla lotta di classe. No, torniamo alla lista. No. Devo anche prepararmi una di quelle concioni che piacciono a Engels, che viene stasera a cena, se no chi mi finanzia la droga? Calda arroste, l'ho già detto. No. Tocca considerare più da vicino l'oggettivazione, la produzione del cuoco, e in essa l'estraniazione, la perdita dell'oggetto, della sua ricetta. Quindi, se io fossi la mia Filippina, che cosa ci vorrei cucinare con questo marasma di... Bah! Chiudiamo sta roba, s'arrangerà lei. Detto fatto, il filosofo copiò in bella grafia l'intera lista, apponendo alcune correzioni che ritenne necessarie sul momento e che dimenticò un istante dopo. Quindi piegò il foglio, lo inserì in una busta e suonò il campanello di servizio. Quando il lacchè, Augusto de Salopard, si fece nella stanza, trovò Carlo nell'atto di aspirare rumorosamente una fila di striscioline bianche di cocaina purissima con un dollaro arrotolato. «Augusto!» Marx si alzò di scatto, gli occhi sgranati, e parlò come se ogni parola gli fosse costata un grande sforzo, come dovendo liberare i muscoli facciali da una morsa invincibile. «Vieni! Avanti! Prendi questa busta! Ah! Consegnala mia moglie! No! No, meglio che ci vai tu a fare la spesa! Ah! La vecchia cogliona lo sa il diavolo che cazzo di pasticcio saprebbe prepararmi!» «Sì, signore.» «Bravo, Augusto. Ora vai! Vai e il diavolo ti porti!» Il lacchè uscì e Carlo cadde a terra come un sacco di patate, vittima schiumante di convulsioni che presto furono un tormentoso dormiveglia. La tempesta della marmellata di asci superpotente mista alla cocaina purissima, il cocktail definitivo che gli devastò il cervello. Si destò dopo molte, molte ore, forse un giorno intero, una vomitata sui calzoni già sporchi di cacca e pipì rilasciati durante l'orrenda crisi. Un bagliore lontano, urla ed esplosioni attirarono la sua attenzione. Si fece alla finestra e lo vide. Il principio di quella rivoluzione proletaria che tanto aveva sognato in gioventù. Comprese in un baleno, colse il senso di quegli incendi, di quelle urla, di quelle mostruosità. Era ciò di cui aveva scritto per tutta la vita. Carlo Enrico Marx osservò i suoi pensieri ancora per qualche istante, spettatore innamorato di un sogno, come in passato, prima che morissero Gianna e le loro figlie, e il suo unico amico Engels divenisse la sua sola, vera compagnia e distrazione, all'ora del grappino del giovedì. Un'unica imperiosa idea prese allora il sopravvento in lui, sconfiggendo tutti gli altri pensieri, e proruppe così dalle sue labbra. «Che sfiga! Ma proprio adesso doveva scoppiare la cazzo di rivoluzione! Che ne sarà della mia spesa?» E cadde come corpo morto cade. Poiché era giovedì, la sera di quel 14 marzo, Engels lo andò a trovare, rinvenendone per primo la salma. Quando tornò a casa, vergò queste righe. «Malgrado stasera l'abbia visto immobile nel suo letto, con il volto per sempre di pietra, mi mancheranno le sue marmellatine e la grappa e la bamba. Stronzo editore e registrazioni tosse hanno presentato la lista della spesa di Marx. Si ringraziano per aver prestato la voce Amico Diverte, Libri in pillole e Vir, La forza delle parole.